La parola di oggi è enclave. Precisiamo subito che è una parola francese, che quindi dovrebbe essere pronunciata enclave, con una A nasale che assorbe il suono delle prime due lettere. In realtà è accettata e diffusa la pronuncia italiana, e io continuerò a pronunciarla così. La parola deriva dal verbo enclaver, che vuol dire chiudere a chiave, a sua volta proveniente dal latino clavis, che vuol dire chiave. Il plurale dovrebbe essere invariato, oppure munito della S finale alla francese, ma è tollerato anche il plurale italiano enclavi. Sul dizionario si trovano definizioni come le seguenti: territorio o anche solo una parte di esso situato entro i confini di uno Stato, ma politicamente dipendente da un altro Stato. Oppure, territorio straniero completamente chiuso entro i confini di un singolo Stato, diverso da quello cui politicamente e linguisticamente appartiene. Il concetto sembra chiaro e in Italia abbiamo un esempio classico. La città di campione d'Italia, italiana, si trova in Svizzera e quindi la Svizzera può dire campione d'Italia è un'enclave italiana. Parallelamente alla definizione di enclave si è formata la definizione di exclave, con la sostituzione del prefisso en con ex, nel significato di da, fuori, via. E con questa parola si indica una parte minoritaria del territorio di uno Stato che è separata dalla parte maggioritaria del territorio dello Stato stesso di appartenenza. In parole povere, e sempre tornando all'esempio della città di Campione d'Italia, questo è per la Svizzera, come ho detto, un'enclave italiana, ma per l'Italia è un'exclave. È tutto chiaro? Non la facciamo troppo semplice però, ci sono decine di situazioni diverse e alle quali mal si adatta la corretta definizione di enclave. E quindi è facile fare confusione. Facciamo qualche esempio. Ci sono enclavi che non sono anche esclavi. Infatti, se uno Stato è completamente circondato dal territorio di un altro Stato, come per esempio la Città del Vaticano o San Marino, questi sono un'enclave per l'Italia, ma essendo stati sovrani a tutti gli effetti, non sono esclavi per nessun altro Stato. Credo che l'unico altro esempio al mondo sia il Lesotho, che è uno Stato che è contenuto all'interno del territorio del Sudafrica. Ci sono altri casi però, territori per esempio che confinano anche con il mare. Un territorio costiero con accesso alle acque internazionali, circondato sul confine terrestre da un solo altro Stato, non può essere definito propriamente un'enclave. Infatti, in questo caso non è applicabile la definizione di territorio circondato su tutti i lati del territorio straniero. Questi casi sono chiamati semi-enclavi e semi-esclavi, oppure enclavi, esclavi, costiere. Poi ci sono territori che sono esclavi ma non enclavi. Succede quando un territorio è separato dallo Stato di appartenenza e quindi per lui è un esclave, ma confina con più stati diversi e quindi non è completamente all'interno di uno Stato, come ad esempio un esclave dell'Azerbaigian, che si chiama Nakhchivan, che non è un'enclave per nessun altro Stato, in quanto confina con Armenia, Turchia e Iran, ma non è compreso in nessuno di essi. Esempio particolare è il territorio di Kaliningrad, territorio russo, chiuso fra Polonia e Lituania, quindi non compreso in un unico Stato straniero, e per di più affaccia anche sul Baltico. Viene anch'esso generalmente e impropriamente chiamato enclave. Facciamo altri esempi. Ci sono semi-enclavi e semi-esclavi, oppure enclavi costiere e esclavi costiere, come per esempio Gibilterra, che appartiene al Regno Unito e confina solo con la Spagna. Ceuta e Melilla, che appartengono alla Spagna e confinano solo con il Marocco. Sono semi-enclavi perché con accesso al mare, ma non semi-esclavi in quanto stati sovrani, Monaco, che confina con la Francia, e il Portogallo, che confina solo con la Spagna. Convinto di non aver fatto ancora abbastanza confusione, aggiungo che il concetto di enclave e esclave si applicano anche a livello di ripartizioni amministrative o di unità territoriali, quindi nell'ambito di stati federali, regioni, distretti, comuni, all'interno di uno stesso Stato, quindi, e vengono chiamate generalmente isole amministrative. Ad esempio, in Italia, il comune di Badia Tebalda, che è in provincia di Arezzo, si trova invece all'interno del territorio delle Marche. Infine, il termine enclave linguistica si usa frequentemente come sinonimo di isola linguistica, per
per indicare i paesi in cui si parla prevalentemente una lingua diversa da quella parlata dalla maggioranza della popolazione dello Stato a cui essi appartengono. La situazione è frequente nelle zone di confine, si pensi per esempio alle minoranze linguistiche tedesche e ladine in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, o ai paesi di lingua francese e occitana in Piemonte. Anche altrove però non mancano esempi. Per esempio ad Alghero è diffuso il catalano. Guardia Piemontese in Calabria è un'isola linguistica occitana e molti paesi del sud Italia, specialmente nel Molise, Puglia e Calabria, si parlano dialetti che derivano da lingue greca e albanese. Ne cito solo alcuni: Ururi, Spezzano Albanese, Piana degli Albanesi, Bova. Arrivederci a presto con una nuova parola.